un meccanismo molto semplice per interrompere questo circolo vizioso negativo dello stress negativo, del distress, è proprio il movimento fisico. Quindi è un rimedio naturale, semplicissimo, efficace. Anzi, si può dire che è il rimedio più efficace e più a buon mercato anche che abbiamo a nostra disposizione. Quindi, sono state fatte tutte le statistiche, ci sono dei grafici precisi, e laddove si è visto che effettivamente l'esercizio fisico ben fatto, e ora parleremo un po' dell'esercizio fisico ben fatto, riesce a spezzare questo circolo vizioso. Voi l'avrete anche sicuramente sperimentato, provato, facendo un'attività fisica dopo una giornata di stress, dopo questo esercizio fisico vi siete sentiti molto meglio. A me capita di constatarlo regolarmente perché io 3-4 volte alla settimana faccio ciclismo a un certo livello, per cui mi rendo conto come molte volte arrivo che sono stanco, molto teso, stressato, ma mia moglie dice che non sono mai stressato. Però non lo sono perché forse ho i rimedi di risoluzione. E un rimedio molto semplice è questo. Io quando parto in bicicletta, la prima mezz'ora, tre quarti d'ora, sono ancora tutto teso. Dopo mi dimentico, dopo un'oretta così, mi pare di non essere stato affatto stressato quella giornata. Quando arrivo poi sono del tutto rilassato. Questa è un'esperienza che faccio di volta in volta, quindi 3-4 volte, e quindi bisogna soltanto sapere come fare questo esercizio. Alcuni consigli pratici su come organizzare l'esercizio. Da ricordarsi, premessa, che l'esercizio, se viene fatto male, diventa l'esercizio stesso uno stress negativo. Ed è quello che succede con lo sport agonistico. Quando lo sport diventa agonistico, e quindi c'è lì l'ansia di raggiungere un risultato, di primeggiare, e a costo anche della propria salute, si arriva a usare il doping, integratori, tempi eccessivi di esercizio, quindi aumento di questi radicali liberi nell'organismo. Sono tutti fattori che poi vanno a peggiorare la situazione, tant'è vero che gli atleti sì, raggiungono dei grandi risultati, però invecchiano molto prima degli altri. E io li vedo, molti atleti, a seconda del tipo di sport che hanno fatto, possono avere delle patologie precoci delle articolazioni. Allora vado a vedere protesi di anche fatte in atleti che hanno fatto pallavolo, pallacanestro, che non mi aspetterei proprio. E allora il meglio dell'esercizio non è il massimo dell'esercizio, ma è quello che viene chiamato esercizio aerobico, una certa fascia di intensità e una frequenza non eccessiva, diciamo un esercizio minimo, che poi si va dal minimo al medio a seconda della condizione che uno vuole raggiungere, e può essere quello di fare per esempio 4 ore la settimana minimo di esercizio fisico. Quindi vi organizzate che 3-4 volte alla settimana fate 1 ora per volta di esercizio. Qual è l'intensità dell'esercizio? L'intensità dell'esercizio, cioè, sono due parametri molto semplici alla portata di tutti che potete valutare voi stessi mentre fate l'esercizio. Un parametro molto semplice è quello di valutare il proprio senso di affaticamento, la fatica. Allora, quando voi arrivate al limite della cosiddetta soglia aerobica, cioè il metabolismo avviene con consumo di ossigeno, quando siete al limite e lo state per superare, in quella fase sentite che non ce la fate più, cioè siete alla fine delle vostre riserve. Dopodiché andate in affanno
fatica eccessiva. Quello è il limite massimo attuale che voi avete, quindi lo scoprite da soli, già capite qual è il vostro limite. Questo limite si sposta. Quando voi vi allenate regolarmente, vi accorgete che questo limite voi lo raggiungevate, per esempio, facendo una corsa di un chilometro e già arrivavate a questo limite. Però ripetendo un chilometro, e si va a gradini, un chilometro per una settimana sempre uguale, la seconda settimana vi accorgete che l'ultima volta che avete fatto quel chilometro non siete arrivati al limite della soglia aerobica. Ciò significa che il vostro limite si è spostato più avanti. Quindi la seconda settimana, anziché fare un chilometro, fate un chilometro e mezzo. Arrivate al limite della vostra soglia e rimanete su quel livello. Andate avanti, vi rendete conto che a un certo punto la fatica non viene più raggiunta, la soglia. E così andate gradino per gradino sempre su, fino a quando poi arrivate alla fine, cioè non si va all'infinito con questo. Cioè arrivate a un certo punto che la vostra soglia sarà, per esempio, di mezz'ora, tre quarti d'ora, a una certa velocità, dopodiché andate in affanno, non riuscite a fare di più. Quindi, comunque, avendo raggiunto questa vostra soglia, e contenti di questo, mantenete questa intensità di esercizio sempre. Non c'è bisogno di mettersi degli obiettivi di record. Ecco, la mentalità del record è una mentalità non collegata con la salute. Noi lo facciamo perché spirito di grandezza personale nel nostro piccolo noi lo facciamo pure tra amici, dobbiamo fare lo scatto finale, dobbiamo superare, staccare l'altro, eccetera, ma questo non ha niente a che fare con la salute. Entro certi limiti si può anche fare, che è un gioco, uno stimolo per vivacizzare un po', però in maniera eccessiva non serve. Questo stato di migliore condizione fisica sta a significare che noi abbiamo una riserva maggiore, la riserva funzionale, la riserva proprio della nostra potenzialità fisica maggiore. Cosa significa? Questo è un concetto semplice, però molto importante. Significa che se io quando cammino con un altro, e camminiamo perché dobbiamo andare in un negozio, fare degli acquisti, eccetera, camminiamo e sembra che tutte e due siamo uguali, perché stiamo andando a fare la spesa o stiamo facendo la spesa. Nessuno dei due ha difficoltà a camminare. Però uno dei due può avere una riserva funzionale molto più alta dell'altra, che si vede quando? Quando viene richiesto uno sforzo maggiore. Allora, se dobbiamo salire ora le scale, per esempio, e dobbiamo fare 3-4 piani, lì ora si vede la differenza di chi ha una riserva maggiore e chi ha una riserva minore. Allora, poi saliamo, siccome io ho l'abitudine di fare le scale dove lavoro sempre, non prendo mai l'ascensore, allora quando il malcapitato che viene con me, gli dico tu non te ne vai, vieni con me, e sale con me, allora vedo la differenza di chi arriva con l'affanno e io vado tranquillo, e chi invece viene come me senza andare in affanno. E spesso chi va in affanno, chi non fa esercizio fisico, chi fuma, perché purtroppo tra i fumatori, tra i medici ci sono anche i fumatori, e quindi e ci sono le persone che non hanno fatto un programma adeguato. Quindi questo concetto di riserva è importante, perché questo poi si ripercuote su tutti gli organi. Come lo stress danneggia tutti gli organi, l'esercizio fisico ben fatto migliora tutti gli organi. E l'obiettivo nostro è quello di stare bene in salute, perché stare bene in salute poi ci permette di vivere più a lungo, 86 anni, vedete, 86 anni, e si può vivere soprattutto meglio, perché se dobbiamo arrivare a 86 anni e con dolori dappertutto, in carrozzina, eccetera, per il semplice motivo che ci siamo trascurati,
Allora, ci sono molte persone che dicono meglio non vivere, però si può vivere bene e affrontare una vecchiaia in buone condizioni di salute anche se l'età è avanzata. Io, mia moglie è stato di stimolo quando io, per motivi di stress di lavoro, è stato un periodo intorno ai 30 anni in cui passavo 3-4 mesi a letto per mal di schiena, mal di questo, mal di quell'altro. Diceva lui: ma io ho sposato un vecchio decrepito. Poi mi sono ripreso. Mi sono ripreso e quindi a questo punto, grazie all'esercizio fisico, al riposo, perché i meccanismi sono vari, la buona alimentazione, bisogna mettere tutti insieme, è una ricetta complessa, e i risultati ci sono. Ci sono. Io effettivamente ora mi sento, ora sto percorrendo il 61esimo giro di giostra intorno al sole, e praticamente devo dire che sento di avere la stessa forza che avevo a 20 anni, 30 anni, uguale. E anche con i tempi sulla bicicletta registrati, uguale. Quindi io vi auguro che anche voi riusciate ad approfittare di questi consigli. Il massimo a cui aspiro, non so se ci riesco, spero di che mi accada, perché ho un'idea strana nella testa. Credo che si possa morire senza malattia. Cioè, una candela può spegnersi non perché è stata soffocata, perché senza malattia si è esaurita. È possibile, cioè, ho un'idea così, ve la butto.